Buonasera agli ascoltatori, siamo con Marco Toro, amministratore delegato di Nissan Italia. Nissan è famosa perché è giapponese, in Giappone la precisione è tutto, cosa alquanto strana per noi italiani, che abbiamo una mentalità completamente diversa. È una marca che sta andando avanti, sta dando buoni risultati, però la prima domanda che mi viene in mente è: perché puntare su plug-in se l'Italia non è ancora pronta? Ma allora, più che il plug-in, noi come Nissan non abbiamo nessuna vettura con motore plug-in, abbiamo vetture con motore 100% elettrico e vetture elettrificate. È vero, sull'elettrico l'Italia ancora non è pronta, siamo a un 4% di quota di mercato dell'elettrico sul totale. Sappiamo che in paesi dove ci sono sistemi di supporto alla domanda già da più anni, come Inghilterra, Germania o Francia, già sono oltre il 10% di peso. È vero, il cliente oggi ci esprime tre dubbi sull'acquisto dell'elettrico. Il primo è: non lo conosco, non conosco l'auto elettrica, non l'ho mai guidata, non so se posso addirittura guidarla quando piove, ci sono dubbi strani che ha il cliente dell'elettrico. Nissan in questo caso gli dà una risposta, che è il test drive gratuito per 48 ore. Sappiamo che un cliente che vuole provare un'auto elettrica la deve conoscere non nei 20 minuti attorno alla concessionaria, classico test drive di acquisto di un'auto di combustione, ma se la deve portare a casa, ci deve fare casa, lavoro, supermercato, scuola, sport, quello che sia, la deve tenere 2 giorni, perché nel caso in cui questo accade sicuramente quel cliente cambia la sua intenzione di acquisto e a quel punto si siede con il venditore e comincia a chiedere: ma quanto costa? E il secondo dubbio che si esprime il cliente è che appunto l'auto elettrica sembra essere cara, sembra essere l'auto per pochi. In realtà non lo è se riusciamo ad essere in presenza di incentivi governativi. Quindi è vero, l'Italia oggi ancora non è pronta, ma quando ci sono incentivi governativi il cliente compra l'auto elettrica. Perché? Perché tra gli incentivi del governo e gli incentivi che mettono le case, un'auto elettrica arriva a costare quanto un'auto non elettrica. Noi oggi come Nissan raddoppiamo gli incentivi governativi, che sono dell'ordine di 4-5 mila euro, arriviamo a circa 10 mila euro di sconto. Con questo sconto il prezzo di acquisto di un'auto elettrica diventa comparabile a quello di un'auto non elettrica. Per esempio una Leaf, un'auto Nissan, l'auto Nissan più venduta, in presenza di incentivi costa circa 22.000 euro. Parliamo di una quota mensile in caso di finanziamento al di sotto dei 200 euro al mese, quindi sicuramente una spesa sostenibile che va valutata non solo nel prezzo di acquisto ma anche nel costo di uso, nel costo di esercizio. Ovviamente sappiamo che la ricarica alla colonnina è ben più economica rispetto al carburante, sappiamo che il parcheggio nelle zone blu con l'auto elettrica non lo paghiamo, sappiamo che la tassa di circolazione non la paghiamo, sappiamo che il tagliando di un'auto elettrica costa il 40% in meno rispetto all'auto di combustione. Tutti questi vantaggi li quantifichiamo in circa 2.000 euro all'anno e se consideriamo che l'auto elettrica, così come qualsiasi auto in Italia, la teniamo circa 11 anni, 2.000 euro all'anno per 11 anni sono 22.000 euro praticamente il costo di acquisto di un'auto elettrica. Quindi l'auto elettrica è cara in mancanza di incentivi, ma in presenza di incentivi governativi della casa diventa un'auto molto più accessibile. Terzo punto, terzo dubbio del cliente è la ricarica, la presenza di infrastruttura di ricarica. È vero, in Italia ancora non abbiamo una rete di infrastruttura così sviluppata come in altri paesi, la dobbiamo sviluppare e lo dobbiamo fare tra istituzioni e case. E quindi non chiediamo solo supporto al governo, noi come case vogliamo metterci da parte nostra. Noi per esempio come Nissan offriamo al cliente il caricatore gratis e glielo installiamo gratis a casa. Questa è una delle opzioni che ha il cliente. Nel caso in cui ha questa possibilità di installare la colonnina nel posto di parcheggio a casa sua, in un posto condominiale, lo facciamo anche occupandoci della tramitazione con i condomini. Nel caso in cui il cliente non ha la possibilità di parcheggiare, bene, lo invitiamo a venire in concessionaria dove sono disponibili colonnine di ricarica rapida ad un prezzo di ricarica che è il 40% più basso rispetto a quello che troverebbe sul territorio. Quindi riteniamo che tra aiuti alla prova, aiuti all'acquisto e rete di infrastruttura sviluppata anche da parte nostra, questo mercato dell'elettrico si possa sviluppare. Sicuramente si capisce che si va in quella direzione, però ci potrebbero essere anche altre soluzioni, tipo l'idrogeno. Per esempio Toyota ha già lanciato la Mirai, voi avete in mente qualcosa del genere? No, noi abbiamo in mente un'altra soluzione tecnologica tipica Nissan che si chiama e-Power, che è quello che noi definiamo in Nissan l'elettrico senza spina. Sembra un po' una contraddizione in termini, in realtà non lo è. Oggi il cliente compra l'auto ibrida, sappiamo che l'auto ibrida è un'auto che ha essenzialmente due motori, un motore elettrico che va alle basse velocità e un motore a benzina che va alle alte velocità, quindi essenzialmente è un'auto che va per la maggior parte del suo tempo
a benzina, solamente in città va in elettrico. Bene, Nissan presenta l'e-Power, questo motore elettrico senza spina, che in realtà ha gli stessi due motori, un elettrico e uno benzina, solo con una fondamentale differenza tecnologica. Il motore elettrico è l'unico che muove l'auto alle basse e alle alte velocità. Il sistema di trazione è fatto esclusivamente dal motore elettrico. Il motore a benzina non fa nient'altro che ricaricare la batteria, è un generatore. Quindi riceve benzina, trasforma questa benzina in energia elettrica e ricarica la batteria. Quando l'autonomia dell'auto è giù, non dobbiamo trovare una infrastruttura di ricarica, dobbiamo andare dal benzinaio, mettere benzina e con questa benzina ricarichiamo l'energia della batteria. Questa è la soluzione che pensiamo sia più comoda, non ha bisogno dello sviluppo dell'infrastruttura, che evidentemente è necessaria per accompagnare l'elettrico, ma è la migliore soluzione ponte per traghettare il cliente dall'auto di combustione all'auto elettrico. Spingere la soluzione della colonnina a casa, perché comunque a casa si ricarica l'auto con 20 centesimi rispetto ai 50, 60, 70. Assolutamente 80. Sì, dobbiamo abituarci a ricaricare a casa durante la notte l'auto elettrica, così come carichiamo il cellulare. Col pannello solare però, perché altrimenti andiamo ad appesantire la bolletta, visto che adesso c'è questo problema. Bene, diciamo che comunque, anche se c'è questo problema, il costo dell'energia continua ad essere più economico rispetto a quello del carburante, quindi ad ogni modo il costo di ricarica notturna sarebbe sicuramente più basso rispetto a quello del carburante. Va bene tutto, grazie Giuseppe Criseo.